prima è la paura, perché lo studio è enorme, meraviglioso, e poi di solito i pubblici di Paolo sono sempre molto partecipativi, molto calorosi, aiuta, ti fa ben voglia di buttarti, insomma, ti riscalda. Ma io ho avuto un rapporto con la musica sempre un po' anomalo, nel senso che quando i miei compagni di scuola, al liceo, eccetera, sentivano Genesi, di Paolo, eccetera, io mi sono sempre solo concentrato sui cantautori italiani. L'uscita per esempio di Pino Daniele quando era a metà fu un'esplosione, De Gregori, Dalla, insomma tutto quel gruppo lì. E poi Renato Zero, era meraviglioso, da ragazzo, io c'ho una madre mezza matta che mi portava a vedere gli spettacoli, mi portò al prima Zerolandia. Dipende dal momento emotivo che mi trovo a vivere, posso cantare dai Negramaro a qualche vecchia meravigliosa canzone di Mina, perché mia madre piace anche sentire Mina. Non ho un buon rapporto, nel senso che non ce li ho proprio, ho solo un account Instagram, penso che sia una cosa molto utile ma anche molto pericolosa se gestita male. No, vogliamo essere, oppure vogliamo sembrare sempre fighi, anzi già visto ti faccio vedere questo momento di debolezza, però in realtà quello non è un momento di debolezza.